Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo, torneo, Super Eleven che vede affrontarsi Inter-Napoli in maglia verde contro la Cantera in casacca arancione, squadre che si sistemano al centro del campo ad arbitrare questo match, l'arbitro, il grande Alessandro Passarella. Ora il saluto al pubblico del Kennedy Stadium. Ora le squadre che si stringono la mano, quadrate sui loro compagini dalla nostra flycam. Telecamera speciale del torneo SK. Capitani, ora i capitani delle due compagini con l'arbitro per sorteggiare il campo e la palla. Sorteggiati palla e campo. Ora l'inizio di questo splendido match. Un saluto da Boateng, tra poco il primo tempo. Primo tempo tra Inter-Napoli e Cantera. Risultato sull'1-1 tra queste due compagini, Cantera in casacca arancione, Inter-Napoli in maglia verde. Ora in possesso di palla proprio l'Inter-Napoli, che prova a distendersi sulla fascia allungandosi troppo il pallone, però nulla di fatto. Palla ora tre piedi della Cantera. Ancora in possesso di palla recuperato dai giocatori dell'Inter-Napoli, che provano a ripartire in contropiede, ma il centrocampo fa filtro della Cantera. Ma ancora Inter-Napoli in possesso di palla, avanza palla al piede, chiuso giocatore numero 8. Ripartono i giocatori della Cantera, non possiamo identificare giocatori a causa delle casacche, ci scusiamo con il pubblico a casa. Ancora rimessa laterale, battuta effettuata dalla Cantera, che prova ad avanzare. Palla ancora giostrata dai giocatori casacca arancione, che provano a distendersi ora in attacco. La palla filtrante, Variale controlla e lascia scorrere la sfera sul fondo. Rimessa dal fondo Inter-Napoli. Variale si appresta ad effettuare la battuta. Palla lunga, po' sbilenca la traiettoria della sfera. Cerca di tenere il pallone in campo giocatore dell'Inter-Napoli. Ci riescono, ora avanzano sulla fascia con il numero 8 che prova a saltare il suo diretto avversario. Chiuso il pallone. In fallo laterale. Ancora prova D'Estasio. L'arbitro Passarella dalla rimessa al fondo, un po' fase un po' confusa del match. Messa effettuata da Enrico, il portiere della Cantera. Ancora partita in equilibrio su ritmi bassi.
Ricordiamo l'arbitro di questo match, Alessandro Passarella, il grande. Serata fredda qui al Kennedy Stadium. Siamo abituati ormai a queste serate di gelo, a riscaldarci. Sono le belle giocate delle nostre squadre. Ancora sul punto di battuta ora Gennaro Ivone, il capitano dell'Inter Napoli, che metterà la palla al centro. Cross effettuato, la palla in area, attenzione! Ci ha provato l'Inter Napoli a rendersi pericoloso, ma nulla di fatto. Possiamo chiudere il collegamento per questo primo tempo. Un saluto da Boateng. Ciao ragazzi, ricordiamo il risultato di 1-1. Secondo tempo tra Inter Napoli e Cantera. Vediamo ora il calcio di punizione per l'Inter Napoli sul punto di battuta, il numero 21. Palla che finisce in calcio d'angolo. Nulla di fatto. Boateng e chi? Ancora calcio d'angolo per la Cantera, attenzione al centro, scusate, calcio d'angolo per l'Inter Napoli. Cantera che libera, prova a ripartire in contropiede, adesso subisce fallo lì al centro del campo. Ancora calcio di punizione battuto, ancora Cantera che prova a distendersi lì davanti a rendersi pericolosa in area di rigore. Ancora numero con le gambe, il tiro, la palla di poco al lato. Calcio d'angolo, ragazzi, ma qualcuno ha perso delle chiavi di motorino. Cantera, cambio, cambio. Valeri, Alessa, Simone, interruzione di gioco momentanea. Sadarezza, getto in campo, l'arbitro lo fa uscire, lo mette fuori dal campo. Ora calcio d'angolo Cantera, la palla al centro, riesce a salvarsi la retroguardia dell'Inter Napoli. Ancora Cantera lì davanti a rendersi pericolosa, ancora in possesso di palla, attenzione, una mischia, il tiro che esce di poco al lato. Brivido per la difesa dell'Inter Napoli. Variale, ora va la rimessa dal fondo, palla lunga, battuta subito la punizione. I giocatori dell'Inter Napoli che ora avanzano, palla al piede, in contropiede, in area di rigore, la palla a servire il tuo compagno, ma l'arbitro fischia il fuori gioco. Ancora la palla lunga a servire il giocatore Cantera, la mette giù, il tiro, Barriale passò la sfera, tiro non particolarmente insidioso. Ricordiamo Laurito, oggi grande prestazione per lui, sta correndo tanto, sta creando tantissimo scompiglio nella retroguardia dell'Inter Napoli. Il risultato, ricordiamo, di 1-1, gol di Garofalo per l'Inter Napoli e di Ausilio Angelo. La voce che sentite è quella di Simone Salvarezza, l'inviato speciale di questo speciale match. Non speciale in senso negativo, ricordiamo speciale in senso positivo. È un po' speciale, no? Vediamo adesso il calcio di punizione della Cantera che, diciamo, rispetto alle altre partite si sta comportando davvero in maniera splendida, tiene il campo davvero molto bene, soprattutto contro una squadra come l'Inter Napoli, squadra davvero molto forte, organizzata, ricca di talenti. Nuovi innesti per la Cantera che stanno portando i loro frutti. Magari se continueranno così nel proseguo di questo campionato, questo torneo, potranno
sicuramente migliorare la loro posizione in classifica. Siamo qui, ricordiamo, anche con il colosso di Rodi, Vincenzo Orlando. Attenzione però, ci prova il giocatore dell'Inter Napoli, Enrico si fa scavalcare, pasticcia un po', ma salva in qualche modo la difesa della cantera. Ancora però Inter Napoli il tiro, Enrico questa volta la blocca. Dopo un brivido iniziale fa solo la sfera. Partita, diciamo, equilibrata. Izzo all'indietro per Polverino, di petto, sombrero ai danni del suo avversario. Ancora la giocata, poi serve Ivone. Ivone la palla a servire il proprio compagno, che avanza, palla al piede, cerca di metterla al centro, il pallone che non esce. La palla ancora nel possesso della cantera. Ma possiamo chiudere il collegamento di questo secondo tempo, ricordando il risultato di 1-1 tra cantera e Inter Napoli. Un saluto da Boateng e salve Simone. Ciao ragazzi.